Buonasera. Buoni, stiamo buoni, eh? Amici di sera, buonasera. Non cominciamo a fare casino cose. Buonasera. Mi raccomando, per favore, non combiniamo niente. Maurizio. Maria, dove sta? Più che amici, questi sono fratelli, a quanto ho capito. Quindi presentiamo fratelli di sera. Fratelli di sera, buonasera. Qui sono tutti fratelli. E anche un po' fratelli d'Italia. Non hanno capito niente dalla trasmissione che abbiamo fatto. Prima si è amici e poi fratelli. Ho capito. Non si riesce, non si riesce a farglielo entrare a questo popolo, eh? Vabbè. Scusa, ma credo che nessuno abbia capito cosa hai detto, Maurizio. Te l'ho detto, lascia parlare a me, che quando io parlo Maria, c'ho la dizione perfetta. A Maria. E ma poi tanto... sbrighiamoci, dai. Andiamo, Sbrighiamoci che non sono abituata ad avere i vestiti femminili. Ma Maria. Che tanto lo sanno tutti. Che in casa i pantaloni li porto io. Ah, li porti tu, è vero Maria. Buonasera. Siamo questo varco. Dai, siamo al sesto. Al sabato. Festival che della fatica. Musica cristiana. Dove stai Maria? Buonasera. Dove stai Maria che non te vedo più, Maria? Buonasera. È tutto nero qui dentro, Maria. Maria, dove sta Maria? Oh. Pensa, Maurizio. Maria, fa veloce che sei pure permesso, più agile. Permesso, guarda quanti fratelli qua. Sei che pure bello. Più agile di me. Maria, fai più veloce. Allora, buonasera. Boni, sento già troppo volare. Lo sai, Maurizio, che siamo anche in diretta TV. Cosa hai detto? Siamo in diretta TV. Ah, siamo pure in diretta televisiva. Vabbè, perché... È una vita che faccio il tuo mestiere. Anzi, ne approfitto per salutare mia mamma. Ciao, papà. Un abbraccio. Un abbraccio a loro. Maria? Non siate timidi. Maria, c'è un problema. Dimmi, Maurizio. Vedo tutto profondo rosso. Non si capisce... Ah, sta dietro. Sta dietro. Maria, scusami. Va bene dargli argento, però non esageriamo subito. Allora, sì. Carissimi, noi volevamo dirvi... A poche cose, velocissime. Allora, cari fratelli. Dai, Maurizio, sbrigati su. Aspetta, ando sta. Volevamo dirvi che siamo in diretta streaming. Streaming. È come si dice, Maria, tutto sto modernariato non va per me. Non ce la faccio, sono stanco. Su Sabaot. sabaot.tv/festival. Slash, ma che è tuo slash? Dai Maurizio, andiamo avanti. Siamo anche in diretta radio, ovvero se andiamo su Sabaot Radio ti porta direttamente sulla TV. Stupendo, stupendo Maria. Ci siamo presenti su Sabaot Radio, siamo slash, ma che è slash? Dialetto? Ma che dialetto è slash Maria? È una sbarra! Questo. Sì, ma non per fare ginnastica, non ti preoccupare che non ti faccio iniziare adesso, sennò... Ho trovata, ginnastica non l'ho mai fatta, e mai la farò. Si vede. Poi che altro dobbiamo dire, Maria, per presentare? Beh, dobbiamo dire che c'è anche evangelici.net che metterà dei contributi su Twitter. Un social network. Twitter è un social network. Come Facebook c'è Twitter. E se c'è Twitter, come si chiamano, tutti su Twitter, Facebook, Mark Zuckerberg. Ma tu cosa ne sai di questa roba qua, dai? Mi interessa, andiamo, non mi interessa. Su. Facciamo andare avanti il festival, sì. Salutiamo tutti. Benvenuti, grazie. Grazie per la vostra presenza così numerosa, Guarda quelle piste, che sono piste d'atterraggio, quelle, che vedo lucine blu, Ci atterrano gli aerei? Certo, Maurizio, dai, andiamo. Vabbè, andiamo, vai. Buonasera a tutti. Buonasera e godetevi. Buon festival. Questo festival. Buonasera. Bravissimi. Fratelli di sera, buonasera. Fraterni di giorno, buongiorno. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera benvenuti. A tutti. Buonasera da Matteo Mo. Buonasera. Benvenuti alla sesta edizione del Festival Sabaot. È anche un concorso, sapete che è un concorso canoro? Sapete qualcosa? Siete qui perché sapete qualcosa, è vero?
sapete qualcosa. Sì. Ah, e allora dicecelo anche a noi. Ecco, se lo sapete scrivetelo su... No, sto scherzando, non ci sono concorsi a questo livello, ma vogliamo andare avanti con la serata. Cominciamo, diciamo che abbiamo salutato prima Maurizio e Maria. Maria, perché Maria. Insomma... E sono tornati a casa, non potevano fermarsi con noi per visionare questo festival, ma lo guarderanno in diretta streaming, come abbiamo detto, su sabaot.tv/festival. Adesso sai cos'è. Adesso c'è questa sbarretta. Questo dualismo. Si chiama slash. Allora, carissimi, io direi che iniziamo, quindi diamo via le danze, anche se non è il festival della danza, ma della musica. E voglio presentare il primo concorrente, vorremmo chiamarlo qui sul palco insieme a noi, che è Christian Mangano. E vai, un applauso a Christian. Ciao. Grande. Ciao. Christian. Allora. Però, la zia, la cugina e la nonna sono qui in sala, sicure. Incredibile, neanche ai Take That gli fanno un applauso così. Incredibile. Allora, Christian, 28enne, torinese, di origini pugliesi. Un interprete, leggevo nella bellissima intervista che ha rilasciato al giornale Motion, che si è sempre lanciato nell'ascolto di diversi generi musicali. C'era una domanda bellissima che mi interessava molto. E nel tuo percorso appunto di preparazione, di ispirazione relativo alla musica, io volevo farti questa domanda: cosa ne pensi dello sviluppo dei generi, parliamo proprio di generi, all'interno del gospel italiano? Ma tu non devi fare queste domande prima che uno si esibisca. Ragazzi, qui... cioè, gli diamo anche la cuffia col tempo. Cioè, io dico una cosa: sì, secondo te sono già abbastanza sviluppati? Cioè, il jazz, cioè, il blues, dire, il rapporto heavy intrinseco, metal, intrinseco, l'hard rock all'interno. Ecco il microfono. Sì, quanto tempo abbiamo? Sono 10 minuti di risposta e... chi prende il tempo, prendi il tempo tu. Ok, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Oh, l'ho già sentita. Bravissimo! Questa. E lasciamo... Carissimi, non possiamo far altro che lasciare la presenza... scenica del palco a Christian Mangano, a voi. Fede che in te
sentirà nella grazia di Dio, il tuo rifugio troverà. Grazie. Un applauso ancora a Cristian Mangano. Vai di applausi, bravi! Ale, ale, ale! Carissimi, bentornati al sesto Sabaoth Music Festival. Siamo di nuovo qui tutti insieme. Volevo che... Faccio come dici festival. Festival. E la pronuncia scappa fuori, questo... Ti è uscita un adenoide. Volevo di nuovo presentarci, ci sono io che sono stato presentato prima e voglio presentare la magnifica Tina Venturi! Olè! Diciamo anche il titolo di questa canzone che ha appena cantato. Ah, ecco, giusto così, per curiosità. La canzone si intitolava, e si intitola ancora, perché è una canzone che si è diffusa, si titolerà anche, che sta andando nei vostri cuori, eccetera, si intitola Viaggio di Grazia. Viaggio di Grazia. Adesso è il momento di gossip cristiano, perché si sa che i cristiani non fanno gossip, però. Attenzione. La ragazza che presenterò adesso è sposata con Cristian. Uè! Lei è siciliana, però abita a Torino, giustamente, lui abita a Torino, voglio dire, non è che... Abitano amore, insieme. Vabbè che gli aerei... La cosa comune, poco. Dopo i matrimoni si abita insieme. Generalmente sì, se si può, quando si può. Quindi? Anche se adesso i voli costano pochissimo, con 2 euro uno attraversa sì, l'Italia, però non è comodo. Comunque. Allora, avanti. La faccio entrare? Sì, sì, io direi... Alba Lenz! Buonasera. Alba, ciao. Ciao. Sei emozionata? Abbastanza. Io no. Giusto per metterla a suo agio. Senti, no, a parte tutto, anch'io ho letto la tua intervista su Emotion, una rivista bellissima. Straordinaria. La presenteremo. Stupenda. State calmi, ho letto che hai fatto anche la missionaria. Sì, per 5 anni. Qual è il tuo ricordo più bello? Magari un luogo piuttosto che una persona che hai incontrato, un momento particolare? Se non è troppo intimo, dividere con noi questo momento. Ci sono tante cose belle, soprattutto in 5 anni di comunque missione, volontariato. Devo dire che tante persone mi hanno arricchito, quindi non c'è un ricordo in particolare. È stata un'esperienza completamente bella. Vabbè, se non le facevo la domanda era uguale. Comunque, comunque loro sono qui per cantare, non per rispondere, esatto, alle domande. Non siamo nella sede della CIA, va bene? Per cui la band è la stessa, noto, lui però sorride un po' di più di prima, che prima era serissimo. Sì, ha cambiato l'espressione. Quindi con Prendi tutto... Alba Lenzo! Thank you.
carissimi, mentre siamo tutti qui sul palco, fa caldissimo, ci sono 80 gradi, noi resistiamo perché abbiamo messo una pomata speciale sul volto e sulle mani e abbiamo delle tute anti-amianto. Vogliamo parlarvi un attimo del video meraviglioso che avete appena visto, che pubblicizza una rivista davvero strepitosa, davvero innovativa, che si chiama E-Motion! Un applauso alla rivista! Hey! Per cui, siccome, questa sera potete gustare un numero speciale che è uscito proprio appositamente in relazione al festival della musica. Infatti si chiama E-Motion Sabaot Music Festival. E quindi un numero speciale quello di cui potete godere questa sera, e però c'è una notizia straordinaria, davvero è qualcosa di estremamente scottante quello che sto per dirvi, è davvero un'offerta eccezionale, ci si può abbonare a questa rivista, si può far scattare l'abbonamento. Come fare? Si può andare sul sito Scegli Gesù Shop, più facile non si poteva, Scegli Gesù Shop, è un colpo di testa l'ultimo, .com, scegligesushop.com. Quindi se fate gol di testa l'abbonamento è gratis, se non fate gol di testa l'abbonamento costa soltanto 28 euro all'anno per solo 6 numeri, non no, vedevo solo, più il numero. Per tantissimi numeri, Per tantissimi. Solo 28 per tantissimi. Ah, 28 per tantissimi numeri. Comunque se fate il colpo di testa lo vincete gratis, scegligesù.com. Ok. Ma perché stiamo facendo questo concorso Canoro, secondo voi? Diteci. Perché non avevamo niente da fare? Così, non sappiamo cosa fare, abbiamo organizzato tutta sta roba. No, perché vogliamo promuovere nuovi talenti, giusto? Ragazzi. Vogliamo credere che la musica cristiana italiana finalmente sarà ascoltata anche nelle radio secolari? Vai, un applausone, dai! Vogliamo credere che la qualità della musica cristiana italiana migliorerà ogni anno sempre di più, che ci saranno sempre più dischi, sempre più cose di altissima qualità? Allora siamo qui proprio per incentivare questo, quindi noi daremo dei premi ai primi tre classificati in denaro che potranno usare, sono dei bonus praticamente che potranno usare per acquistare strumentazione nuova che serve proprio per migliorare la qualità, sia quando ci si esibisce dal vivo o quando si vuole registrare. Quindi per il terzo classificato ci saranno 1000 euro di bonus, per il secondo 2000 e per terzo ci siamo voluti rovinare 3000 euro! E dopo aver applaudito gli euro, no, non stavamo applaudendo gli euro, a parte gli scherzi, però sembrava, era per sfatare questo applauso all'euro, che come avete visto ci ha aiutati. Ci ha molto aiutati. Però andiamo avanti, andem tireminans, come diceva qualcuno. Allora, carissimi, andiamo avanti con il nostro concorso Canoro, stiamo ascoltando delle canzoni molto interessanti, molto emozionanti. Vogliamo presentare la terza concorrente. La chiamiamo, magari le parliamo dopo. Ma sì, facciamo dopo la domanda, se no cambiamo un po', variamo. Noi siamo quelli del sereno variabile, un po' sì, un po' no. E sono quindi le costanti variabili, costanti invariabili. Noi che possiamo sempre, tutto variamo. La domanda la facciamo dopo, così lei è anche più tranquilla, perché ha visto come sono andate le due domande di prima. Abbastanza. Magari si prepara delle risposte. Però, comunque, chiamiamo qui sul palco scenico con noi Emanuela Vallelonga! Un applauso ad Emanuela! Vi dico velocemente il titolo della canzone che potete vedere proiettato anche dietro di noi, che si chiama Brucia la sua presenza. A voi Emanuela Vallelonga! Cosa è successo? È andato in fumo qualcosa? Tutto bene? Tutto a posto? Possiamo aiutare? Io posso. Ti possiamo lasciarla qualcosa, sola? No? Sì. No. Possiamo aiutare? Lì? Tu cosa vuoi da lei? Attenzione, vai. Io sto alla tastiera, no. Beh, noi siamo te. Basta, me ne vado, scusate. Da posto. Vi lasciamo non si possono lasciare soli un attimo. Emanuela Vallelonga!
stai cercando? Cosa stai cercando di me? Ti vedo piangere e non so spiegarmi perché. Un applausone ad Emanuela Vallelonga. Emanuela, non puoi scapparci, non puoi scapparci, è l'angolo fatidico della domanda. Gigi Marzullo sarebbe fiero di me questa sera. Peccato che, speriamo che veda il festival a sabaottv.com/twitter/splash, non mi ricordo più. Splash. Comunque, allora, carissima Emanuela, 31enne calabrese che vive a Torino. Frequenti un corso di studi universitari per diventare un'educatrice presso l'Università di Torino e io volevo farti questa domanda. In un tuo ricordo,
che mi ha colpito nell'intervista molto, parli di un concerto che avevi fatto con questa band che avevi messo in piedi con tuo amico Luca, l'avevi fatto per la Cigil in Calabria. E dopo quell'evento tu dici che ti sei ritrovata a piangere, hai sentito proprio un vuoto dentro di te, come se quella musica non avesse una funzione vera e propria per dover arrivare da qualche parte. E io voglio chiederti una cosa, cosa ti succede invece oggi quando lo fai per tuo padre? È difficile da spiegare, comunque è come se si accendesse un fuoco nel cuore. Solo questo. Bellissimo. Un applauso. Ad Emanuela. E possiamo andare avanti. Io andrei avanti nella nostra competizione canora, ma prima c'è un annuncio. No, dicevo che era brava la corista, no? Perché sai che a volte succede, uno va al concorso, poi notano un altro. Si sentiva parecchio questo. Si sa mai. Devo dire che l'angolo delle domande sta facendo molto successo. No, perché c'è anche una giuria. L'angolo, tutti sanno come rispondere, risposte molto esaurienti. Sembra, sai, le domande delle miss. La pace nel mondo. Senti, ma per la pace nel mondo. Senti. Arriverà, non arriverà? No, noi lo sappiamo. Chi legge la Bibbia lo sa. Sarà che nel sempre 2000, rumore di guerre, però... Nel 2012 finisce nel 2012. Anzi, andiamo avanti, vai. Andiamo avanti, paghiamo le tasse, continuiamo ad andare avanti. Ecco, ci hanno portato questo le sedie. Me, grazie. Oh, là. Ecco. Fa un po' fatica. Oh, si sta soffrendo con queste stufette alogene che ci stanno scaldando. Beh, comunque... Sì. Senti, sì. Matteo, io so che per... fare missionario ci vuole anche una preparazione di un certo tipo, no? Assolutamente. Ha scritto la ragazza prima, è stata in giro per l'Italia. Sì. A predicare il Vangelo. Bisogna. E poi bisogna imparare a relazionarsi con le nuove tecnologie, con. Indispensabile. Io oso dire indispensabile. E soprattutto noi la storia non la possiamo fare solo scrivendo una lavagna. Dobbiamo avere delle scuole alternative che ci facciano insegnare la storia. Per la strada, giusto? Assolutamente. Allora, tu cosa dici se vediamo un video sulla Scegli Gesù School? Assolutamente sì, ma vediamo questo video tutti insieme. Partiamo insieme il video. Adesso? Beh, è un momento topico, che non vuol dire che entrano i topi. Senza topi. Senza topi. E senza... dunque... è un momento catartico. Esatto. Cioè, non nel senso, non che non espreteremo catarro, eh. Cioè, non ecco, non... e neanche il mare artico messo nel... va bene. Perché... insieme... Sabra. Dire... che? Ah, potremmo dire una parola a testa? Volevamo fare un rap anche noi, ma lo faremo domani sera. No, ma anch'io voglio cantare qualcosa prima o poi, devo assolutamente. Vogliamo presentarvi? Beh, direi una donna eccezionale. Straordinaria, meravigliosa. E anche in dolce attesa. Sì. Tutti la amano, tutti la cercano, sì? Tutti la vogliono. È stata vincitrice dell'ultima edizione del festival. Ci state arrivando? È anche pastore. Sì, bravi. Sapete troppe cose, ragazzi. Dove abitate voi? Che gruppo sta seguendo? Vediamo se siete preparati. Sentili lì. Eccoli lì. Di Piacenza. Sono i ragazzi di Piacenza, no, di Brescia. Sta seguendo il Ministero Sabaut di Brescia. Di Brescia, di Brema, di Brescia. Di Brema, Brescia. Di Brescia. Dai, al tre diciamo il nome. Altre, diciamo così, dai. Vi presentiamo. Chantal Prestigiacomo! Ciao a tutti. Un oscuro signore con lei, non vogliamo neanche... Ma non facciamoci caso, facciamo finta di essere a casa nostra. I musicisti, ma sono gente strana. Io direi facciamo velocemente una domanda all'interessata.
Se no, lui mi fa paura. La domanda velocissima, eh? Velocissima, femminile. Velocissima? Sì. Che cosa vuoi dire alle nuove leve? Le nuove? Ma ha chiesto di farla velocissimamente, io più di così non posso fare. Vuoi ripeterla tu lentamente? Cosa vuol dire alle nuove leve? Sì. Sono d'accordo con te. Bene. Perfetto. Allora, cosa ci canterai questa sera? Questa è un po' più soddisfatti semplice. Di questa risposta? Allora, canterò una canzone che si intitola Semplicemente ed è... sarà nel nuovo CD che spero esca per febbraio. Hai questo progetto? Come mai hai fatto un CD? Così. Come mai? Quello che si spera di fare quando si canta. Ma perché hai fatto un CD? Cioè, chi è che ti ha aiutato a fare questo CD? Scusami, ho capito il retrogusto della domanda. Allora, Gesù. Sì, Gesù ovviamente, il ma anche il direttore Saust, perché il CD che stavo preparando quando ho partecipato era già in dirittura di arrivo, quindi è poi uscito, che era i 653, quindi quello che ho vinto col festival lo stiamo realizzando adesso con gli arrangiamenti del pastore Giulim. Chi? Lui. Chi? Che è il pastore Giulim, ve lo presento. Piacere. E a questo punto facciamogli un applauso! E scusate! No, ma lui so che vuole rimanere nell'anonimato, quindi... Andiamo avanti, soprattutto andiamo avanti. Come diceva Freddie Mercurio, the show must go on. Quello del termometro, chiaro? Giusto? Freddie Mercurio ha inventato il termometro, cantava e vendeva termometri. E quindi, noi vi lasciamo a questa... Ha fatto i soldi con i termometri. Ha fatto i soldi con i termometri, poteva permettersi di cartare, per quello teneva solo i baffi. Basta. Io, ci andiamo. Vi lasciamo questa splendida canzone. Dovevamo essere seri, dai. Ce la facciamo, ragazzi. Non posso fare niente perché tu mi ami di me. Non posso fare niente perché tu mi ami di più. Il tuo amore non dipende da niente. Il tuo amore non dipende da me. Amore semplicemente, il tuo amore semplicemente, il tuo amore semplicemente. Succede allora che io mi trasformo per te. Succede che io sposto il mio sguardo su di te. Il tuo amore non dipende da niente, il tuo amore non dipende da me, il tuo amore semplicemente, il tuo amore semplicemente, il tuo amore semplicemente.
Buonasera a tutti, benvenuti. È un super piacere per noi organizzare il Sabaoth Festival perché noi crediamo in voi. E questo festival nasce perché quando sono arrivata in Italia, dopo qualche anno, parlavo con alcune persone, alcuni credenti e pastori, dicevano dobbiamo fare qualcosa e spingere i ragazzi a fare musica. E allora ho detto, ottimo, facciamolo insieme, però costava troppo. E davanti al troppo non era più da Dio. Voi sapete, no? Che a volte è da Dio, poi costa troppo, sembra che non sia più da Dio. E noi abbiamo fatto questa avventura e abbiamo detto, non importa, se è vero che è la volontà di Dio lo faremo. All'epoca noi eravamo 50 persone e io, l'ho raccontato anche alla chiesa l'altra volta, personalmente non avevo i soldi neanche per comprare una lattina di Coca-Cola. Però ci ho creduto. Dio ha una generazione di adoratori in Italia e noi abbiamo deciso di investire i nostri soldi, di investire il nostro cuore perché crediamo in voi e crediamo che voi siete chiamati da Dio per cantare il Vangelo. Per questo vorrei invitarvi a fare un applauso ad alzarvi, perché in fondo tutto ciò che facciamo è per il Re Gesù e vogliamo glorificarlo con le nostre voci. Vogliamo dire, Signore, Tu meriti la lode migliore d'Italia, Tu meriti la musica migliore, Tu meriti i migliori batteristi, i migliori chitarristi, le migliori voci, le migliori canzoni, ogni cosa, perché noi porteremo di nuovo il risveglio in questa nazione. Amen. Tutti insieme noi porteremo di nuovo. E voglio dirti una cosa. L'anno scorso, alla fine dell'anno scorso, chi ha mai pregato per il risveglio in Italia? Alla fine dell'anno scorso il Signore mi ha parlato e mi ha detto, Roslyn, io non sono sordo. E mi ha dato un passaggio che amo molto. Alcuni addirittura dicono, il mio pastore dice, invece c'è nella Bibbia, non è che lo dico io, che io copio. In Isaia dice, colui che ha fatto l'orecchio non è sordo. E Dio mi parlava e mi diceva, io non sono sordo, avete pregato così. Prima di me, i credenti prima di me, prima ancora che fossi in Italia, il Signore mi ha detto, io ho già ascoltato le vostre preghiere, adesso andate e fate il risveglio. Quindi è arrivato il tempo di agire e di fare delle cose per svegliare la gente. Per questo guarda la persona che è vicino a te, shakerala un attimo e dici risvegliati, perché Gesù Cristo è ancora lo stesso ieri, oggi e per sempre. E adesso, ragazzi, sta a noi, riprendendo tutta l'arte nelle nostre mani, riprendendo la danza per Gesù, riprendendo tutta l'arte grafica, pittorica, ballando, cantando, adesso sta a noi. E noi dobbiamo riprendere tutto quello che il diavolo ha preso nelle sue mani. Se voi andate in alcune mostre oggi in giro, c'è solo angoscia, dipingono delle robe pazzesche. Noi dobbiamo incominciare a dipingere la gioia che Gesù ha messo nei nostri cuori e insieme riportare l'Italia a credere in Gesù. Io so che sembra una sfida pazzesca, perché molta gente ha smesso di credere, anche i credenti hanno smesso di credere. A volte dico, dai che ce la facciamo, e non so se ce la facciamo. Adesso noi abbiamo chiesto alla città, al sindaco di darci San Siro per il 2013, per fare qualcosa di magnifico in Italia. E alcuni mi hanno detto, no, non ce la facciamo, questo troppo, non può essere da Dio. Io voglio sfidarvi, perché Dio nel mio cuore mi ha detto questo. C'è una generazione in Italia che crede, che ama quella. Non importa quanti siamo, perché lui ha usato 12 per sconvolgere il mondo. E qua c'è già più di 12. Io sto chiamando e con me tanta altra gente che crede, non porterò da sola, assolutamente non ho questa pretesa di risveglio, però c'è gente che sta credendo ancora in un Dio di miracoli e noi stiamo cantando per questo Dio. Per questo voglio oggi invitarti a entrare in tutto questo con noi. Canta dove devi cantare, predica. Dio ha una chiamata anche per i ragazzi. La Bibbia dice in Prima Giovanni, giovani, voi avete vinto il maligno, cioè la potenza che i giovani hanno contro il male, gli adulti non ce l'hanno. Per questo prendete in mano la vostra fede
perché è ora di fare e di mettere sotto sopra questa nazione, gridando che Lui è ancora Dio. Che Dio continui a benedirvi, che possiate godere di questo tempo e adorarlo con me. Un applauso forte ancora a Gesù che ha cambiato la nostra storia, dicendo: Signore, sì, noi siamo qua per vedere il risveglio in Italia, noi siamo qua per mettere sotto sopra questa nazione, niente di meno che un popolo meraviglioso che ti adora. A Lui! Carissimi, carissimi, che silenzio, potete anche... Ragazzi, potete dire qualcos'altro. Proseguiamo. Ma andiamo avanti con la sagra del... No, cos'è che stavamo facendo? Del cotechino. Con la... Ah sì, la, il concorso. Ok, guardami. Siamo alla sesta edizione del Festival della Musica Cristiana Italiana. Ah sì, scusa. È tornato in sé. Pensavo fosse una fiera per parrucchieri. Beh. Tu l'hai evitata, però. Mela, come sono. Mela, sono cercata. Mela, tutto attaccato, sono cercata. .com/. Se anche Facebook. Voi ve la siete cercata, .com, potete andare nel sito e scrivere quando e come ve la siete cercata. Bene, proseguiamo, dicevamo, con la prossima concorrente. No, proprio mi sento presentatrice seria, vera? Adesso stiamo diventando un po' serie. Una ragazza che è nata a Catania, quindi sì. Un'altra siciliana. Sappiamo che insomma hanno un talento innato, i siciliani. Sì. Ha vissuto a Grosseto per 10 anni, poi è andata a vivere a Tortona, in Piemonte. E sì. Vogliamo accoglierla con un grande applauso, Elisa Balsamo! Eviteremo di parlare del tuo cognome perché sarebbe troppo scontato. Fatidico momento della do trattino manda. Manda un do. 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 Eccolo. Vedi che arriva. Beh, ho letto anch'io l'intervista su Motion tua e ho scoperto che tu sei praticamente nata in una famiglia di credenti e tua madre si è rivolta al Signore per un problema che tu avevi da piccolina. Sì, sì, soffriva le vie respiratorie, stavo morendo per questo e diciamo che il Signore ha appunto trasformare questa situazione brutta per fare un motivo, perché lui mi ha guarito in quell'istante, e così da quel momento in poi il Signore ci ha presi e messi nella sua famiglia, in questa grande famiglia. Bellissimo, praticamente la sua debolezza è diventata poi la forza del Signore per mostrare la sua gloria nella tua vita, al punto che non solo hai recuperato i polmoni, ma anche hai iniziato a cantare. Sì, sì, questa è l'ironia del nostro Dio. Io credo in un Dio che anche sa proprio trasformare ogni situazione. Bene, dopo questo possiamo anche lasciarti qui con la tua band a cantare Tu hai amato me, Elisa Balsamo. Quando tu donai
che sei mio padre, mi rialzerà. Matteo? Sì, dimmi. Ho un certo languorino, c'ho un buchino nello stomaco. Non è che si può fare una pausa? Ma sai che quasi quasi la possiamo lanciare, eh? Ce n'è di gente che guarda la TV, ma che ha anche una certa età. Non facciamo nomi di sponsor, per favore, eh? Che non abbiamo marche favorite qui? No, sono tranquillo. Una marca vale l'altra. Allora...
Cosa dici, un caffè, un cioccolatino? Sì, ma sì, tanto il potere è in mano nostra. Pezzo di torta, un panino, sì, una caponata. Ma allora invitiamo anche loro, sì. No? Sì. Melanzane fritte? Cioè, invitiamo nel senso che offri tu. Io posso per una cinquantina, non di più. Non so quanti no, siete. Solo un po' di più. Dai, allora lo diciamo. Carissimi, è il momento della... Pausa, bravi! È arrivato un momento importante perché insomma abbiamo l'onore di avere al telefono una persona famosa che ha voluto parlare con noi, con la Chiesa cristiana evangelica, non so bene per quale motivo, però io adesso vorrei capire se è veramente in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera signorine. Sì, vabbè, siamo al telefono, non è che lei vede, insomma. Sì, vabbè, comunque intuisco. Sì. Sono un uomo. Certo, le signorine possono sentire la loro voce, salutino l'ex presidente. Grazie. Ecco, ognuno al suo modo. Grazie per l'applauso che non ho grandemente sentito. Beh, cosa vuole, comunque, sa. Anche se non c'è stato... Vabbè, è una ruota che gira, sa com'è, no? A volte si è popolari, a volte no. Comunque mi hanno detto che è in vacanza. Sì, sì, mi sono preso un tempo di pensiero. Il pensiero fa bene, il pensiero fa belli, bene, il pensiero cresce. Sì, e dove si trova? Sono qui al mare, sto passeggiando nel lungomare con i miei bodyguards. Ma scusi, è quasi dicembre, lei va al mare? Sì, ultimamente preferisco andare al mare, non ho molta simpatia per i monti. Ah, ho capito. Non me la sento molto di andare in montagna e di usufruire della neve. Beh, cosa ci vuole dire? Perché ha chiamato? Siamo onorati. Dunque, innanzitutto sono felice di essere ospite del vostro preziosissimo festival. Ospite, ne abbiamo solo dato la possibilità di parlare. Sì, insomma, ecco. A differenza di, insomma, di altri programmi televisivi o telefoni, beh, speriamo che lei non attacchi come ha fatto tante volte, non attacchi giù, non metta giù il telefono. Sì, in effetti, ma io ho chiamato per avere un consiglio. Sì. Sono l'ex presidente del consiglio e volevo avere un consiglio. Appunto. Per noi è un onore, anzi, questo è proprio, significa che Dio esiste davvero, perché se un Presidente del Consiglio chiama per un consiglio, ci mancherebbe. Ecco, io volevo chiedere una cosa, come purtroppo gli italiani hanno potuto vedere, e le televisioni mi hanno mandato via, mi hanno come distrutto, mi sento a pezzettini. Io volevo chiedervi come si può risorgere. Ah, allora finalmente ha capito che lei non è Dio. Beh, Dio no, perché Dio è padre, ma sono anch'io uno dei figli. Infatti mio fratello si chiama Gesù, no? Sto sbagliando forse? Ah, meno male che ha detto che ha un fratello. Insomma, e non che... Siamo tutti in famiglia. Io non riesco a fare quello stesso trucco che lui fece 2000 anni fa. Non riesco a capire. Magari, sa. Non riesco a trovare la modalità giusta. Non è un fatto di trucco, sa, voglio dire, magari lei in questo momento forse comincia ad avere dei dubbi, a capire che non è proprio l'unto del Signore. Eh sì, mi sta venendo un sospetto, ma io ho bisogno di chiedervi questo consiglio, per favore, da ex presidente del Consiglio. Del Consiglio, certo. Non ripetiamo troppo questo ex, per favore, che per me è traumatico. Vabbè, e quindi cosa le posso dire? Ci mancherebbe, pregheremo per lei, però sa... Ecco, io ho bisogno, un carissimo bisogno di affidarmi a voi e alle vostre preghiere. Certo, però è importante che lei si rivolga comunque a lui direttamente, capisce? In che senso? Perché è lui che ha fatto il sacrificio perfetto, è Gesù che ha fatto il sacrificio perfetto, quindi ci dobbiamo rivolgere a lui. Ho capito, ma io non mi sono forse sacrificato per l'Italia in maniera perfetta, eh? Sì, certo. Glielo riconosciamo, però. Eh beh, certamente. L'Italia mi appartiene. Vabbè, se lo dice lei. Comunque, insomma, so che lei si è sentito anche un po' perseguitato in questi molto, tempi. Molto, molto perseguitato da certuni magistrati che mi hanno inseguito. Solo che qui noi nella Chiesa abbiamo i magisteri, cioè abbiamo i ministri e non i magistrati. Abbiamo i ministeri e non i magisteri, non so come aiutarla, capisce? Ho capito. Ex presidente. Ho capito, io vi ringrazio del consiglio,
voglio tornare ad essere il vostro Presidente del Consiglio e consigliare tutti quanti ricevendo preziosi consigli. Va bene, un augurio per il vostro festival e mi raccomando, vinca il più ricco. Ma di solito si dice vinca il migliore, comunque va bene, da lei l'accettiamo, grazie, grazie per averci onorato, grazie. Noi proseguiamo col nostro concorso, e sul palco abbiamo già gli... Adesso... Gli... insomma, quelli lì, con Vivo perché tu, gli Access Denied. Un applauso! Applausone
anche agli ex. Cosa avete acceso qua? Avete fatto i fuochi d'artificio? Gli ex denied. Mi sono studiato il nome tutta la notte e l'ho azzeccato. Siamo arrivati al momento velocissimo della domanda, anche per voi. Io voglio chiedervi questo. Voi siete un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 17 e i 26 anni, nato nel 2008 nella chiesa Gesù Salva di Statte, che sembra Seattle. Là è nato il grunge e qui sono nati gli Access Denied. Quindi comunque abbiamo anche noi la nostra Seattle, dopo Seattle Statte. Volevo chiedervi questo. C'è una dichiarazione vostra che mi è piaciuta moltissimo. Voi avete dichiarato, nell'intervista sempre fatta su Emotion, lo dico un po' anche in francese per paragonare un po' le lingue, eccetera, che voi partecipereste ad un reality. Io l'ho trovata una cosa meravigliosa, perché è vero che è un tempo dove la Chiesa deve influenzare la società. Diciamo, io ho segnato introdursi nel tessuto della società per influenzarla. Cosa ci dite riguardo a questo? Posso fare la telefonata a casa? Sì, c'è anche lei. No. Niente, vabbè, alla fine il nostro scopo è quello di innalzare il nome di Gesù ovunque. Ovunque lui voglia, e appunto far vedere anche al mondo la differenza che c'è tra lo stare con Dio e non lo stare con il Maestro. Bellissimo, grazie. Un applauso. Beh, è l'ultima concorrente della serata. È una ragazza, sai, che sua mamma è un po' canadese, un po' italiana, cioè nel senso non di tenda, è comunque canadese, non è una donna normale. C'è qualcuno che la capita dopo? Ok, bene, ha vissuto in varie città, sì. Adesso è a Brescia. Ah, sì. Viva anche Brescia! Lei a Brescia? Tra Sicilia e Brescia qua? Sono i più tifati, eh? Sta frequentando la Scegli Gesù School. Ah! Ama cantare, ha iniziato fin da piccola, aveva 5 anni quando cantava sul balcone aspettando il principe azzurro, e poi è arrivato Gesù nella sua vita e quello è stato il suo principe azzurro. Insomma, ama talmente cantare che veramente canta sempre, anche quando deve parlare. La chiamiamo sul palco, Matiz Cimini! Hey! Faccio solo una domanda breve, perché è una ragazza che ha un talento straordinario, ma è anche molto timida nel parlare davvero. Quindi voglio proprio chiederti una cosa che ti aiuterà in questo momento difficile della tua vita. Ci sono i fan! Bella, brava. C'è il Cimini Fans Club, bravi. Attenzione. Sì. Ma mi dici il titolo di una canzone che ti piace cantare ultimamente, che canti spesso? Nella mia scuola mi stanno detestando perché canto giorno e notte Desert Song di Brooke Fraser. Così accenni un piccolo frammento giusto per sentire che canzone è, per chi non lo sa. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. Oh yeah, grazie! Allora ti lasciamo, ora sei qui, no? Ora sei qui, è anche il titolo della canzone che canterà adesso Matiz Cimini! Thank you.
vogliamo ricordarvi che domani c'è un'altra serata, quella conclusiva, dove vedremo altri 9 artisti che si esibiranno e dove ci sarà anche l'occasione di consegnare un premio particolare, speciale, il ricordo indelebile a Miriam Narducci. Una cantante e interprete che ci ha lasciato prematuramente, è già andata da papà, una donna che ha dato un grande contributo al gospel italiano e che ci manca tantissimo. Ancora un applauso, grazie. Noi vogliamo onorare lei e suo marito Giuseppe Conte, che è qui con noi già questa sera. Lo salutiamo, lo ringraziamo per la sua presenza. Ed è qui non solo per il premio, anche ci ha onorato in qualità di giurato. Perché infatti questa sera è presente una giuria, anche domani sarà presente, fatta di pastori, di persone che comunque conoscono la musica. Vogliamo presentarli? Sì, oltre presentarli, ricordare i loro nomi. Abbiamo pastore Mirko Ronchi, che è pastore della Chiesa Pieno Vangelo, pastore Carlo Sapash, che è anche rappresentante di KF Strumenti Musicali, Peppo e Jane Biscarini del Ministero Young Life Italia, e vogliamo anche ringraziare tutti gli altri pastori che sono intervenuti, che sono presenti in sala, e anche un ringraziamento a Don Zibi del Rinnovamento Carismatico della Chiesa di Sant'Eustorgio. Un applauso a tutti loro, un grande applauso, grazie per il vostro intervento, per la vostra presenza. Beh, la serata non è ancora finita qui, ci sono delle persone sul palco, quindi vedete? Immagino. Lì, okay. Sono vestiti di nero, faranno un mimo, spettacolo di mimo. Faranno il muro. Faranno il muro, esercizi. Lo specchio. E anche altre cose, la bicicletta, non so come si faccia però, la scala chiocciola. Io ero famoso per la scala chiocciola. Il bastone, avvicinami, allontano. La corda. Grazie. Ho avuto un passato di mimo. È traumatico per tutti gli attori. È traumatico. Il passato di mimo è traumatico. Però questo momento invece dove possiamo stare alla presenza di Dio, siamo sì. In tanti qui, chiamiamo il Signore. Alzate le mani, quelli che sono credenti. Oh, là, su ste mani, come toccare il cielo, vai. Bene, allora... Noi sappiamo adorare Dio, amiamo adorare Dio, vero? Tutte le volte che è possibile farlo siamo contenti. Vogliamo terminare la serata proprio ricordando chi è l'ospite d'onore di questa serata. Chi è? Amen. E come facciamo? Attraverso la musica, attraverso la preghiera, attraverso l'ascolto della parola di Dio. Ma in questo momento vogliamo ricordarlo con la musica, vogliamo sentirlo nel nostro cuore, vogliamo sentire la sua presenza. Vogliamo adorarlo in spirito e verità, così dice la Bibbia, in spirito e verità. Ed è per questo? Ed è per questo che... Lui sta già gioiendo. Lei lo stava già annunciando. Lui, lei, ecco. Lo stava già annunciando, io volevo dire giusto una parola, sono parente di colui che sto per annunciare. La solita Italia delle raccomandazioni. Sono suo cognato. Mi manda mio cognato. E a volte non gliel'ho mai detto, quando lo sfioro, faccio lo sfioro nelle braccia così, non mi lavo per settimane. E un po' si sente. Purtroppo oggi, l'altro giorno l'ha sfiorato. Per dire sì, l'ho sfiorato anch'io, sì. Sono protagonista insieme a lui, con il suo maglione, con il suo profumo. Vado a casa, rubo i suoi profumi. Suo cappellino, lui non lo sa. Non diteglielo, mi raccomando, lui in questo momento non sta sentendo. No, assolutamente non no. Non saprà mai queste cose, ma le sapete voi. E è proprio arrivato il momento di presentare... Beh, diciamo anche che è un pastore. È un pastore. Che è un worship leader. È un worship leader. Che è un uomo che ha avuto un'influenza in questa nazione, e non poca. Non poca. Lo fa il pappagallo? No, insomma, un grand'uomo, cioè... La sua musicalità è... Irradia. No, irradia, sembra una roba che radioattiva. Non fa bene. È anche radioattivo, ha a che fare col nucleare, se no non avremmo mai usato quell'immagine di prima, ecco. Per la Sabbath Conference.
Sapevo io che andava a finire così. C'è di mezzo il plutonio. Comunque sia, vogliamo chiamare... È una carica a idrogeno? Sì, a volte va metano, no, non so. Ma noi vogliamo chiamare su questo palcoscenico... Beh, ma aspetta, intanto salutiamo questi ragazzi. Chi sono? Chi sono? Ma chi vorrete mica... dobbiamo presentarli uno per uno? Tu? No, sto scherzando. Vieni qua, chi sei? No, ti tu una chi domanda. Sei? Dacci i tuoi dati, fatti riconoscere. L'FBI sta seguendo questo festival... Vuole sapere tutto, infatti prenderemo le impronte digitali all'uscita. Grissom è già pronto per prendere Lui le impronte. È pronto? Sono pronti per le impronte? Sono pronti per le impronte. Del resto l'impronta musicale che noi diamo... È l'impronta? È unica? E loro chi sono? Vogliamo dirlo? Scommetto che non sai come si chiamano! Si chiama? No, loro sono... Loro Sabaoth. Sono Sabaoth... Worship Team, e lui condotti dal pastore Julien Barbosa. Un applauso a Gesù Cristo. Alzati in piedi, alza la tua mano con me e dichiara: è per te, Signore, questa festa è per te, questa lode è per te, questo festival è tuo, perché noi vogliamo vedere l'Italia cambiata dalla bellezza del tuo nome, Gesù. Hey, 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 hey. L'uomo, una volta l'uomo si era messo in alto a una montagna, la montagna della prepotenza, dell'arroganza, della mancanza di umiltà, e Dio l'ha fatto scendere da questa montagna una valle, dove l'uomo ha passato anni di schiavitù, però dicendo: là in fondo a questa valle ce n'è una montagna più alta, e là io mi troverò con te. Tu che credi in Gesù Cristo, che sei sceso da una vita antica, vecchia, passata, sei sceso in quella valle, mentre camminavi su quella valle, Lui era con te, perché la Bibbia lo dichiara, e stai salendo insieme a noi questa montagna per arrivare in alto e guardare dall'alto e trovarti con Lui, che è la tua salvezza, che ha sparso il suo sangue per te, che ti ama profondamente. A te, Gesù, alza la tua mano con me e dichiara con tutto il tuo cuore: a te, Gesù, la gloria, a te, Gesù, l'onore, a te, Signore, a te il nostro cuore, a te la nostra lode, a te, Signore. Fai un applauso a Lui come Lui è degno di ricevere. Yeah.
già visto il pruno ardente, ho già visto il mare aprirsi, ho già visto i cavalieri del faraone affogare. Io vedo i lampi in cielo, la tua tromba chiama a me, è la voce del mio amato che mi chiama per salire, salire, salire. Mi perderò nella nube di gloria, ti vedrò, oddio, faccia a faccia. Mi perderò nella nube di gloria, ti vedrò, oddio, faccia a faccia. Ho già visto il mare aprirsi, ho già visto i cavalieri del faraone affogare. Io vedo i lampi in cielo, la tua tromba chiama a me, è la voce del mio amato che mi chiama per salire, salire, salire. Oh, mi perderò nella nube di gloria, ti vedrò, oddio, faccia a faccia. Mi perderò nella nube di gloria, ti vedrò, oddio, faccia a faccia. Oh, oh, salirò alla montagna.
chi è, dichiariamo insieme, io voglio Cristo. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Voglio sentire voi che dichiarate con me. Avanti, avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà, io voglio Cristo. Loro, loro com'è? Avanti andrò, io crescerò, io voglio Cristo. Voglio sentirvi com'è, avanti io andrò, vai, vai, avanti. Nessuno mi fermerà, io voglio Cristo. Voglio sentire com'è, avanti andrò, io crescerò, io voglio Cristo. La Bibbia dice due cose: chi cerca, chi cerca, e a chi bussa la porta sarà. Se tu cerchi Cristo troverai. Che? Se tu cerchi Cristo troverai. Io voglio Cristo. Sto salendo sul luogo più in alto. Ho già tagliato i ponti col passato e i miei occhi vedono un futuro. Tutto è nuovo per me, tutto è nuovo per te, e da questa strada io non mi allontanerò, e sono fermo in te, io non mi allontano, dichiara, dichiara, avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà, io voglio Cristo. Io voglio Cristo, avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà, io voglio Cristo, io voglio Cristo. Sto salendo verso un luogo più in alto, ho già tagliato i ponti col passato e i miei occhi vedono un futuro. Tutto è nuovo per me, tutto è nuovo per te, da questa strada, e da questa strada, ma io non mi allontanerò, sono fermo in te, io non mi allontanerò, vai, avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà. Voglio Cristo, dichiara, avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà, io voglio Cristo. Voglio sentire la chiesa che dichiara, com'è? Dichiara, io voglio Cristo, dichiara. Nessuno mi fermerà. Avanti, avanti ragazzi, avanti ragazzi, io voglio, continuate. Né uomo, né angelo, né demone, né cose passate, né cose future, niente e nessuno potrà mai separarti dall'amore di Cristo, dall'amore di Cristo, dall'amore di Cristo. Io voglio Cristo, io voglio Cristo, vai! Avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà, io voglio Cristo, io voglio Cristo. Avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà, io voglio Cristo, io voglio Cristo. Alleluia! Io voglio Cristo!
avanti andrò, io crescerò. Nessuno mi fermerà, io voglio Cristo. E tu lo avrai. Io voglio Cristo. Avanti andrò, io crescerò. Ascolta, Signore, il grido dei giovani di questa nazione. Ascolta, Signore, il grido di questa nazione. Nessuno mi fermerà, io voglio Cristo. Grida Italia! Esiste una generazione in Italia che sta dicendo di no alle droghe, che sta dicendo di no alle schifezze, che sta dicendo di no a una vita futile, che sta dicendo di no a tutto che questo mondo offre. C'è una generazione in questa nazione che vuole Cristo, e perché chi cerca lo trova. Noi siamo già con te, Signore. Tu stai trasformando il cuore d'Italia. Noi dichiariamo insieme che questa nazione si piega sulle proprie ginocchia davanti a te e dichiara che Cristo è buono, bello, meraviglioso, il nostro Signore amato, Gesù. Avanti andrò, io crescerò, nessuno mi fermerà. Io voglio Cristo, io voglio Cristo. Voglio Cristo. Adoralo. Prendi un secondo solo per alzare la tua mano con me. Noi siamo la presenza di Dio per dichiarare: Signore, noi ti amiamo. Tu sei il Dio che ha salvato la nostra vita, che ha trasformato la nostra storia. Tu sei il Dio che ha salvato e cambiato la vita di tutti questi artisti, cantanti e musicisti che si sono esibiti su questo palco. Signore, noi preghiamo per una lode eccellente di cuore in questa nazione, per cuore di adoratori che cantano e dichiarano ciò in cui loro credono. Non vogliamo più musica in Italia, noi vogliamo adoratori in questa nazione. Noi vogliamo adoratori in questa nazione. Grida con me: noi vogliamo adoratori in questa nazione. And conquer the grave. Jesus conquered.
fighting all my fears and failures. I fear my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. The Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Glory of the risen King, Jesus, shining light in, let the whole world see. We'll sing in for the glory of the risen King, shining light in, let the whole world see. We'll sing in for the glory of the risen King. Jesus, shining light in, let the whole world see. We'll sing in for the glory of the risen
adoriamo, Signore, tutto il nostro cuore. Gesù, a te l'onore, a te la gloria, per te sempre a te, Signore, mio Salvatore. Gesù, Gesù. Allora, ancora un applauso. Un applausone ancora. Tutti davanti siete, guarda. Worship. Io. Team! Oh, Matt, aiutami. Worship. Sabaoth. Team! Sulim Barbosa! Ma... siamo arrivati alla conclusione. Qui sono tutti scatenati, tra un po' salgono sul palco. Chi è che ha già preso il biglietto per domani? Bravi. Allora, chi vuole anche venire domani sera può acquistare biglietti nel Scegli Gesù Shop. ScegliGesuShop.com. No, ma punto com, punto lì. Ah, punto lì, punto lì e punto, basta. Se vuoi andare online, per carità, liberissimi. Comunque, però, ragazzi, io posso dire due cose. Quest'uomo... Solo due cose? Solo due cose. Quest'uomo è un trascinatore. Ma chi è Piero Pelù? Io vorrei fare un annuncio a Piero. Piero, lo so che ti chiami Pelù di cognome, ma tu non gli fai nemmeno un baffo a quest'uomo. E allora senti, Piero, Piero va in pensione. Noi vi aspettiamo all'ufficio delle pensioni. Tu e Ghigo. Basta con queste lette a fippa. Basta. Ecco. Hai ragione. Sottoscrivo. Dal cuore. Domani lo spettacolo inizia che ora? Che ora? 18:30. 18:30. Bravissima, la signora ha vinto il borsellino della ragazza di prima, bellissima. E l'apertura sarà alle ore 17, ve lo diciamo 17, ora. 17, apertura Dindo! Cancelli. Facciamo... Vai. Beh, ho finito praticamente. Domani ci sono 9 artisti che concorrono. 9 artisti. Ci saranno tanti ospiti. Tanti ospiti. Faccio l'eco, no? Vabbè, vi aspettiamo numerosi. Numerosi, basta. Oh, anche più che numerosi, numerosissimi. Invitate. Vi auguriamo buonanotte, noi abbiamo terminato qui. La serata mi dispiace. È finita? Volete il bis? Non se può. Ci abbiamo... stanno accendendo i sacri lampadari. I vicini, 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 poi... I vicini poi non vogliono starci più vicini. I vicini vogliono spostare... Quindi... cioè, o spostano il palazzo, insomma, vabbè, ci stanno dicendo praticamente, ci stanno cacciando dal palco. Vi benediciamo immensamente e viva Gesù! Buonanotte, a domani!